Ti sei mai chiesto quanti ultracentenari ci sono nel tuo comune? O quanti sono gli occupati nella tua provincia? E sapresti dire il numero di bambini fino a 4 anni che abitano nella tua regione? A queste e tante altre domande risponde il Censimento Permanente della Popolazione, con cui ogni anno l'Istat raccoglie dati su un campione di famiglie rappresentativo della popolazione italiana. Grazie ad un sistema integrato di diffusione dei dati, tutti i risultati del censimento sono consultabili e scaricabili attraverso 3 piattaforme costantemente aggiornate. Il Data Browser, la banca dati i.stat e il sistema GIS. Il Data Browser permette di esplorare i dati con un focus specifico su un territorio. Cliccando su Visualizza per territorio, si accede a diverse dashboard suddivise per argomento, che possono essere aggiornate contemporaneamente, selezionando l'area di interesse, dalla regione alla provincia fino al dettaglio del comune. Cliccando su Costruisci tavole e grafici, i dati, organizzati per regione e fino a livello comunale, vengono visualizzati in tavole e grafici modificabili in base alle esigenze degli utenti. i.stat è la banca dati pensata per i ricercatori, un prezioso strumento per accedere e scaricare simultaneamente i dati su uno specifico tema, relativi a tutti i comuni italiani. Per facilitare l'elaborazione, è possibile anche scaricare le tavole in formato Excel. Il sistema GIS permette di accedere a elaborazioni cartografiche interattive per la popolazione residente, in serie storica dal 1951 al 2019. Le mappe, frutto delle analisi dei ricercatori Istat, riguardano diversi argomenti, come l'ampiezza demografica dei comuni o la densità della popolazione. È possibile ingrandirle per studiarne un'area specifica o selezionare un territorio fino a livello comunale. Scopri quante risposte può darti il sistema integrato di diffusione dei risultati censuari, che sia per motivi di studio, per lavoro o per semplice curiosità. Accedere ai dati dei censimenti ti aiuterà a comprendere meglio la realtà e a conoscere l'Italia, giorno dopo giorno.